Aspes 1913-2023. La storia dell'azienda pesarese di pubblica utilità diventa un libro che ripercorre i 110 anni di Aspes e i suoi legami col territorio. Un volume curato da Cristina Ortolani che è stato presentato a Palazzo Montagnantaldi. La società nasce nel 1913 su impulso dell'amministrazione comunale che, non contenta di come veniva gestita dai privati la società dell'illuminazione pubblica a gas, la acquista e di fatto la municipalizza. Da qui comincia la storia di una società che ha gestito a doppio filo con il comune di Pesaro e anche con il territorio tantissimi dei servizi, da quelli più tradizionali del servizio pubblico, quindi l'acqua, il gas, i rifiuti, i trasporti, negli anni fino ad arrivare ad oggi che Aspes ha la gestione di tutta una serie di servizi, non solo a Pesaro, ma con una compagine sociale di 18 comuni, e i servizi gestiti vanno dalle farmacie comunali, ne abbiamo 9 a Pesaro, 1 a Gabicce, 2 a Cattolica e 4 a Riccione, per poi arrivare alla gestione del verde urbano, circa 8 milioni di metri quadrati di verde tagliati solo nella città di Pesaro, piuttosto che i 26 cimiteri, la Vitrifrigo Arena, la gestione dei tributi e la riscossione coattiva, diciamo tutta una serie di servizi che permettono ai comuni di avere un miglior risultato nella gestione industriale. Nel realizzare questo libro abbiamo tenuto presente che Aspes è, come tutti sanno, un'azienda che si occupa di servizi per il territorio, e quindi abbiamo cercato di ripercorrere la storia dell'azienda in parallelo alla storia, allo sviluppo della città di Pesaro e del territorio sul quale Aspes opera. E la nostra storia inizia nel 1913, e non con la nascita dell'Officina del Gas, ma con la sua municipalizzazione, esattamente il momento in cui questa azienda diventa pubblica. Da lì Aspes ha avuto numerose trasformazioni nel corso del tempo, fino ad arrivare all'azienda che tutti oggi conosciamo, che si occupa di molteplici servizi, dalle farmacie, cimiteri, riscossione, tributi, al verde. Un percorso molto complesso che abbiamo cercato di riassumere in questo libro, mettendo appunto in parallelo il territorio e l'azienda e mostrando questa evoluzione anche attraverso un ricchissimo corredo iconografico. Le ex municipalizzate sono la storia di un territorio, hanno contribuito in oltre un secolo di vita al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini con i diversi servizi. Alcuni sono rimasti in capo ad Aspes, altri sono passati in capo a Marche Multiservizi, ognuna con le proprie prerogative e peculiarità. Credo che la storia di Aspes sia importante e credo che sia giusto e doveroso fare i complimenti anche al presidente Luca Pieri, che è diventato anche presidente di Assofarma Nazionale, e al direttore Antonio Murgitto per come hanno governato e portato avanti l'azienda nella sua crescita e soprattutto nei suoi risultati.